Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questi graziosi fiori realizzati con la tecnica tunisina. Questo è il progetto che vi avevo promesso nel video precedente del Primi Passi ed è semplicissimo da fare. Sono sicuramente ideali per portachiavi per appenderli a borse e zainetti oppure perché no da utilizzare come piccole bomboniere segnaposto per le vostre occasioni. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok e lì cercherò di anticipare con dei post e delle storie ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone, igghi, rosa e giallo. Lo lavorerò con uncinetto numero 3 e poi avrò bisogno un paio di forbici. Prendiamo il cotone giallo e iniziamo facendo un cappietto. Quindi facciamo un cerchio magico. Prendiamo il filo, realizziamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e qui dobbiamo lavorare, comprese le 2 catenelle, 15 maglie alte. Quindi le 2 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta. Fatte le nostre 15 maglie alte, chiudiamo il cerchio. Quindi tiriamo la codina ben stretta, rientriamo nella solina e ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Facciamo una catenella aggiuntiva e tagliamo il filo e stringiamo. Quindi guardiamo bene qui le nostre maglie e ne dobbiamo avere 15, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inizieremo dal primo punto, quindi ci inseriamo qui dove abbiamo chiuso, prendiamo il rosa, lo sistemiamo a fianco, guardate, con un, la codina un pochino più lunghetta e ci tiriamo il filo all'interno del punto. Qui dobbiamo lavorare 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. E iniziamo subito con il petalo col punto tunisino. La prima solina ce l'abbiamo già sull'uncinetto. Entriamo. Guardate, giriamo leggermente la lavorazione e prendiamo la costina dietro del punto. E prendiamo un punto. Abbiamo qui dobbiamo praticamente lavorare questa costina che ci ritroviamo. Abbiamo quattro soline sull'uncinetto. Entriamo nuovamente nello stesso punto e prendiamo il filo in questo caso questa gettata l'ultima gettata di inserimento nella lavorazione non lo contiamo come punto quindi dobbiamo pa far passare il filo in nelle prime due asoline rispetto al punto tunisino che si passa nella prima solina sola se non avessimo agganciato il filo la lavorazione sarebbe stata in una solina sola in questo caso è perché un punto questo non lo calcoliamo come punto poi facciamo passare nelle altre due nelle altre due e nelle ultime due una catenella in questo caso l'aumento lo faremo con la catenella Entriamo nella prima solina in assoluto che abbiamo a disposizione, prendiamo il filo, entriamo nell'altra, prendiamo il filo, ne abbiamo 3. Qui ne abbiamo quattro. Nell'ultima solina, guardate c'è la solina e qua la costina del punto che abbiamo preso e non l'abbiamo contato. Prendiamo sia la solina. Quindi prendiamo tutte e due le costine, la solina più la costina del punto. Abbiamo 5 asoline sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e tiriamo fuori la solina. In questo caso non lo conteremo neanche qui come punto, quindi facciamo passare il filo nelle prime due. E a due a due fino ad arrivare alla fine una catenella qui abbiamo fatto in questo caso stiamo facendo un altro aumento quindi prendiamo la prima costina ne abbiamo due tre quattro 5. E la sesta prendiamo la costina e la costina del punto. Le prendiamo insieme. 6. Ci agganciamo in questo caso nel punto successivo. Questo non lo contiamo come settimo, quindi facciamo passare il filo a 2 a 2. Nelle prime due, nelle altre due così di seguito fino alla fine qui abbiamo terminato di fare gli aumenti da quattro punti iniziali siamo arrivati a 6 qui ora facciamo un giro quindi una riga di punto su punto quindi prendiamo qui questa è la prima solina del punto prendiamo la seconda prendiamo la terza Prendiamo la quarta, la quinta e la sesta presa sempre con le due costine. Ci agganciamo sempre allo stesso punto, a due a due facciamo passare il filo nelle asoline. Vi ricordo che per l'aggancio quello non lo contiamo come punto. Ora dobbiamo fare una diminuzione, quindi prendiamo il primo punto, entriamo nella prima solina e la chiudiamo. Dopodiché prendiamo le costine e contiamo, ce ne dovrebbero essere 5, quindi 2, 3. 4 e la quinta, prendiamo la quinta e la solina del punto che abbiamo, ci siamo agganciati. Quindi ne abbiamo 5. Qui entriamo nel punto successivo e ci chiudiamo sempre al ritorno a 2 a 2. 2, 3, 4. E 5 ora rifacciamo un'altra diminuzione. Entriamo nella prima solina e la chiudiamo con maglia bassissima. Entriamo nella seconda invece e cominciamo. Fa rifacciamo la lavorazione. Dobbiamo avere in tutto 4, sempre l'ultimo lo prendiamo con le due soline. 4 sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e chiudiamo a 2 a 2 e questa è l'ultima riga del nostro petalo quindi arrivati a questo punto dobbiamo chiudere fino alla fine la chiusura come già sapete è fatta da maglie bassissime quindi facciamo passare il filo in tutte e due le asoline qua prendiamo sempre anche quella di aggancio e la chiudiamo con maglia bassissima rientriamo sempre nel punto e chiudiamo con maglia bassissima se ci fate caso 1 2 3 4 finali e qui 4 iniziali 1 2 3 e 4 e questo è il nostro petalo che poi dobbiamo ripetere la stessa lavorazione per gli altri punti, ma un altro ora lo facciamo insieme. Ci agganciamo con maglia bassissima nella nel punto successivo. Quindi facciamo passare il filo e qui lavoriamo 4 catenelle. Voltiamo leggermente la lavorazione, prendiamo questa costina, guardate. Questa qua che si vede voltando. Prendiamo la prima e facciamo passare la l'asolina. Prendiamo la seconda e prendiamo l'ultima. Abbiamo quattro asoline sull'uncinetto. Entriamo nello stesso punto e facciamo passare il filo a due a due. 2, 3 e 4. Ora, catenella, entriamo nella prima asolina. Abbiamo 3 asoline sull'uncinetto, ne abbiamo 4 e qui le prendiamo insieme e ne abbiamo 5. Quindi abbiamo fatto il primo aumento. Ci riagganciamo sempre allo stesso punto. Chiudiamo a 2 a 2. una catenella e qui rifacciamo la stessa cosa. Facciamo passare il filo in tutte le asoline fino a quando ne avremo 6 totali. Quindi ne abbiamo 5. Qua prendiamo tutte e due e ne abbiamo 6. In questo caso entriamo nel punto successivo. E chiudiamo a 2 a 2. Ora facciamo passare il filo in tutte le asoline che ci ritroviamo e sono 6, quindi 3 4 5 e il sesto lo prendiamo con tutte e due le costine, ci agganciamo sempre nello stesso punto e chiudiamo a 2 a 2. Facciamo la prima diminuzione, quindi chiudiamo il primo punto e continuiamo a prendere le asoline 3, 4, prendiamo le due insieme 5 e qui andiamo nell'altro punto. Quindi se avete capito, le, i primi due agganci sono quando faremo gli aumenti. Quando abbiamo sei gasoline sull'uncinetto agganciamo nel punto successivo, e facciamo unaltra un riga, sempre con 6 agganciate nello stesso punto, da quando iniziamo a diminuire l'aggancio sarà nel punto, dopo quindi noi lavoreremo tre punti per ogni petalo: 15 punti iniziali. Abbiamo in tutto 5 petali perché 15 diviso 3 fa 5. Qui facciamo sempre a 2 a 2, facciamo la prima diminuzione e poi ora ci dobbiamo ritrovare con 4 asoline, 3 e 4. L'aggancio è sempre uguale. E poi c'è la chiusura che è a maglie bassissime quindi facciamo passare nella prima e chiudiamo nella seconda e chiudiamo nella terza prendendo le due soline e chiudiamo e nel punto iniziale e chiudiamo e l'altro petalo è pronto quindi ci lavoriamo tutti e cinque i petali e ci rivedremo qua alla fine. Finiti di lavorare i petali ci agganciamo nel primo punto iniziale con maglia bassissima. In questo caso non taglio il filo solo ed esclusivamente perché dobbiamo poi fare l'unione con per farli imbottiti dobbiamo fare due parti uguali dello stesso fiore quindi una parte io già l'ho fatta e dobbiamo poi cucirla uno sull'altro quindi non taglio in questo caso il filo questi sono i petali e la lavorazione che abbiamo fatto come vedete molto semplice come lavorazione e nello stesso tempo anche d'effetto nella lavorazione stessa guardate che sono carine tutte le costine del punto tunisino ora prima di cominciare la cucitura quindi mettiamo da parte il filo Dobbiamo stringere bene la codina iniziale e portarci vicino alla codina con l'aiuto o di un ago o di un, un, di un uncinetto. Ci portiamo questo filo che è quello di chiusura, ce lo avviciniamo nella parte qui centrale. Allora io entro in una solina mi tiro il filo, parliamo che siamo nella parte del rovescio e poi faccio un nodino un doppio nodo e lo stretto così non si allarga neanche la parte centrale. Ok e questo possiamo tagliarlo. Questa è la parte iniziale possiamo accorciare in questo caso il filo ok e ci ritroviamo con il fiore pronto per essere cucito prendiamo tutte e due le parti le mettiamo il dritto deve essere esterno rovescio interno e le mettiamo in corrispondenza vi potete aiutare anche fissandoli con eh, i marcapunti oppure con degli eh, con delle spille questo questa operazione questa lavorazione la potete fare anche con l'ago quindi se vi viene più semplice prendete l'ago tenetevi un po di filo in più e lo inserite e fate la cucitura. Io, come vedete, dalla solina di quest da questa parte mi sono agganciata nello stesso punto dall'altra. Quindi mi prendo il filo e lo faccio passare a maglia bassissima. Quindi ho agganciato le due parti. Ora dobbiamo continuare prendendo la costina interna. Guardate, questa qui. Questa è tutto il punto. Questa è la costina interna. Mentre da quest'altra parte è questa che noi vediamo. Perché essendo girata la costina del punto. Guardate, il punto è questo. Quella che noi... Dobbiamo prendere viene molto più semplice proprio quella che ci viene di fronte. Ok, iniziamo. Entriamo nella prima costina e nell'altra e facciamo una maglia bassissima. Continuiamo nel secondo punto: costina interna e costina interna e facciamo una sempre la maglia bassissima e continuiamo in questa maniera qui ci siamo rialzati nella parte laterale lavorando tutti e quattro i punti con quello iniziale ora da qui in poi abbiamo i punti che abbiamo lavorato quindi prendiamo la costina interna questo punto e di quest'altro. Mi raccomando, prendete gli stessi punti da una parte e dall'altra. E il lavoro vi con, cioè vi vi camminerà anche velocemente. Io per ora è giustamente per farvi vedere. Continuiamo a lavorare le costine a maglia bassissima, così così. Dall'altra parte vi viene molto più semplice perché vi ritrovate proprio la costina di fronte, così. Guardate, questo è il risultato del petalo lavorato. Lavoriamo due petali e poi facciamo il cappietto. Ora ci rivediamo quando arriviamo qui nella parte finale del petalo e iniziamo l'altro. Qui siamo arrivati nella parte bassa. Lavoriamo l'ultimo punto che ci ritroviamo prendendo tutte e due le costine. meno dopodiché arrivati a questo punto entriamo qui nella parte centrale che sarebbe nel primo punto centrale e lo prendiamo sano facciamo passare il filo sempre a maglia bassissima e riprendiamo dal prossimo punto dell'altro petalo, quindi da questo e questo, quindi quello centrale lo prendiamo per intero. Continuiamo, quindi ci cuciamo anche questo petalo, dopodiché quando arriviamo in quel punto centrale, preso tutto intero, possiamo già fare il nostro cappietto quindi questo ce lo continuiamo a lavorare io ripeto che potete farlo tranquillamente con l'ago qui l'unica difficoltà che potete avere è nel prendere la costina ecco del punto se soprattutto lavorata più stretta, e qui vi potete comunque dare aiuto anche con un ago per allargare un pochino il punto. E continuiamo così. Dopo aver cucito il secondo petalo, sono arrivata qui nella parte centrale. E faccio il mio cappietto io in questo caso ho fatto 12 catenelle se voi lo volete più grande o più piccolo aggiungete o togliete qualche catenella 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 Rientro nello stesso punto, mi porto il filo, quindi lo prendo, lo porto e lo faccio passare direttamente nella solina. Rimetto il petalo sistemato ed entro direttamente nel primo punto che ho a disposizione. Quindi prendendo da una parte e dall'altro. E ricominciando con la mia cucitura quindi il cappietto l'abbiamo fatto e questo quindi continuiamo a cucire i nostri petali e ci fermiamo quando arriviamo l'ultimo petalo lo dobbiamo lasciare libero perché dobbiamo imbottire il nostro fiore quindi ci cuciamo questi altri due e ci rivediamo prima di cucire l'ultimo arrivati all'ultimo petalo guardate ne ho uno solo che ancora devo cucire qua c'è il cappietto prendo l'imbottitura ne prendo un pochino e comincio a inserirla aiutandomi con le dita quindi cerco di portare con le dita imbottitura in ogni petalo. Quindi qua poi entro anche nell'altro ne inserisco ancora Diciamo che poi lo potete fare pieno quanto volete fino ad imbottirli tutti quelli lavorati. Guardate. Dopo aver imbottito i petali. Lascio sempre questa parte ancora da imbottire. Perché la imbottiremo quando arriveremo a metà cucitura. Quindi la imbottiremo da una parte e termineremo la cucitura. Quindi riprendo la cucitura fino ad arrivare, ve l'ho detto, all'altezza del petalo quindi della in cima e poi continuo l'imbottitura e nello stesso tempo abbiamo terminato il nostro fiore. Chissà vi sfugge qualche punto, non vi preoccupate perché alla fine non si noterà più di tanto perché sono catenelle che vengono fuori laterali e quindi pure se involontariamente è saltato un punto non c'è bisogno di scucire perché vi posso assicurare che non si nota. Qui stiamo arrivando a metà. ne facciamo un altro e possiamo imbottire quindi prendiamo un altro pochino di ovatta la inseriamo qui proprio nel pedalo e nella parte centrale guardate chiudete così il pedalo stesso così vi verrà vi verrà bene terminare la cucitura e ricominciate l'unica cosa è che dovete un po tenere la parte, però potete anche comunque inserire un marcapunti, un qualcosa per tenerlo più, più stretto. Stiamo per finire facciamo ormai gli ultimi punti insieme. dall'altra parte giustamente la mia posizione non è proprio il massimo per fare questo tipo di lavoro però dico ci si riesce ok punto finale qui nella parte centrale facciamo passare sempre a maglia bassissima ok e abbiamo terminato, guardate, sistemiamo con le mani l'imbottitura e abbiamo terminato il nostro fiore. Ora ci resta solo di sigillare, quindi facciamo passare il fiore nella solina di chiusura e stringiamo per chiudere. Possiamo tagliare il filo. Facciamogli prendere una forma al fiore, che come vedete, da tutte e due le parti. Comunque, la cucitura ci permette di esporlo da tutte e due le parti. Quindi, non c'è una parte particolare dove metterlo. Quindi, si può mettere tranquillamente. Si può utilizzare appunto come portachiave, come ciondolo. Come qualsiasi cosa che comunque non abbia eh, la parte dritta e la parte ro dal rovescio. Ora questi punti, essendo che abbiamo fatto l'imbottitura, li faremo sparire direttamente nella, nella lavorazione. Li possiamo anche inserire con l'uncinetto all'interno quindi senza tagliare più di tanto il filo, lo lasciamo proprio all'interno. E questo qua iniziale, la stessa cosa. Comunque, sigilliamo i nostri punti i, no i nostri fili e abbiamo terminato. Ecco il fiore terminato. Ecco gli altri due, guardate che sono carini, fatti di tutti i colori. E soprattutto semplici e veloci da fare. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.